L'offerta attiva del vaccino contro meningococco B è importantissima per i nuovi nati. Alcune regioni hanno già allargato le coorti di vaccinazione per cui è prevista l'offerta attiva e quindi questo è molto molto importante. Però l'infezione del meningococco B interessa anche con una discreta frequenza la fascia d'età tra 1 e 10 anni, il che sottolinea che è giustissimo che sia state allargate le coorti in alcune regioni fino ai 4 anni d'età, ma anche successivamente il vaccino contro meningococco B è importante. In genere in tutte le regioni ci sono strutture ospedaliere che offrono la vaccinazione a prezzo calmierato o comunque è importante richiederla al proprio centro vaccinale se questa è a disposizione. Per cui la mia posizione come pediatra infettivologa, come ricercatore, come mamma è quella di prevedere e di effettuare la vaccinazione anche al di fuori del primo anno di vita. Il B, ne abbiamo parlato ora, ma naturalmente meningococco A, C, Y, W è un vaccino importantissimo da prevedere come richiamo dopo 10 anni dalla somministrazione del meningococco C o comunque da considerarsi anche tra 5 e 10 anni per coloro che si trovano ad effettuare viaggi all'estero oppure soggiorni in gruppi con ragazzini della stessa età, perché evidentemente anche i sierogruppi diversi dal C hanno un peso nel bambino più grandicello.